Ora chiamiamo l'oggetto numero 5, grave carenza di personale nelle RSA, intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Meloni. Grazie Presidente. Dunque, questo è un tema che in questi giorni, come abbiamo visto tutti, è quanto mai attuale, quanto mai riportato in tutte le testate sia locali che nazionali, proprio che sulla mancanza di personale e sulla grave situazione in cui le nostre RSA che custodiscono i nostri anziani purtroppo sono in Umbria come in altre regioni peraltro d'Italia. Le strutture di ricovero per anziani sappiamo tutti che svolgono un servizio essenziale per la tenuta del nostro sistema sociale, perché stanno offrendo e hanno sempre offerto una valida alternativa di supporto della famiglia quando spesso le situazioni diventano insostenibili e anche ingestibili. E il personale di cura e i responsabili delle residenze svolgono davvero un lavoro eccezionale e anche durante questi 2 anni di pandemia hanno veramente lavorato veramente sopra qualsiasi forza, e tra l'altro anche senza il grandissimo supporto dei tanti volontari che purtroppo per varie motivazioni legate in particolare alla pandemia e anche all'età dei volontari stessi non ha consentito, specie fin tanto che non c'era il vaccino, di poter continuare a svolgere questo servizio di volontariato e di supporto. Sono ovviamente un elemento fondamentale per rispondere ai bisogni sociosanitari dei nostri territori. Purtroppo in questo periodo c'è questo grido di allarme dovuto al fatto che ovviamente molti degli operatori, dagli infermieri agli OSS che operavano nelle strutture residenziali per anziani sono stati ovviamente assunti dal Servizio Sanitario Nazionale, anche perché le condizioni economiche, come sappiamo tutti, sono sicuramente più vantaggiose, e questo ovviamente sta facendo riscontrare una gravissima carenza di personale sia infermieristico che OSS. E ovviamente in tutta Italia si è proceduto a causa di questo ad una forte campagna di reclutamento e chiamata diretta di personale, a volte alcune regioni anche di personale in pensione, facendosi aiutare da medici di famiglia anche e infermieri. Ovviamente in questo momento sappiamo bene che il personale infermieristico e anche professionale è un po' storicamente, ma ovviamente la situazione si è aggravata e è di difficile reperimento sul mercato del lavoro, e con questa pandemia chiaramente la problematica è purtroppo esplosa. E oggi quindi le RSA sono veramente un luogo di cura estremamente complesso, ma rimane fondamentale per la nostra popolazione. E quindi dovremmo cercare di mettere in azione, in campo, tutte le forze per poter far sì che le persone non siano lasciate sole. E ovviamente adesso però, come dicevo, con la chiamata nel servizio pubblico, molte di queste RSA sono rimaste sfornite e la situazione che si sta creando è una situazione difficile, complessa e spesso veramente di difficile gestione, che mette a volte, potrebbe mettere in pericolo anche la qualità dei servizi che devono essere invece garantiti ai nostri anziani, che spesso sono anche persone non solo da curare ma anche da coccolare, perché spesso anche molto fragili. E le spese maggiori, tra l'altro, che queste residenze, queste strutture hanno dovuto sostenere per la prevenzione, per la sanificazione e anche per portare modifiche strutturali per il contenimento del contagio, stanno mettendo a rischio anche la tenuta economica di queste strutture. Tra l'altro noi questa cosa l'avevamo già evidenziata in precedenti atti, question time, mozioni che avevamo firmato come minoranza, e avevamo anche fatto delle audizioni, ricorderanno i consiglieri, proprio con gli stessi operatori dell'RSA che ci hanno rappresentato un po' questa situazione, e queste audizioni sono avvenute ormai più di un anno fa, quindi la situazione è solo peggiorata, e questo ovviamente sta danneggiando anche non solo gli ospiti ma anche le famiglie. Tenendo conto di questa situazione, ovviamente la nostra preoccupazione è alta,
e anche quello che ci viene rappresentato dagli operatori di quel mondo e anche dai responsabili delle strutture, e pertanto vogliamo porre un po' il tema alla Giunta e chiedere all'assessorato il numero degli infermieri assunti nelle strutture pubbliche regionali, se c'è, provenienti dall'RSA, se si ritiene ovviamente necessario e urgente verificare la situazione per cercare di procedere con convenzionamenti o con altre modalità al reclutamento di personale per poter sopperire alle carenze attuali, se si intende anche quindi intervenire con grande urgenza affinché si proceda ad un potenziamento, quindi soprattutto degli organici infermieristici e OSS, e anche se si intende attivare un'interlocuzione con l'università per cercare anche di fare delle azioni orientate, per esempio reclutando già gli iscritti al terzo anno del corso di laurea in scienze infermieristiche, ovviamente in paro con il corso di laurea, in modo da accompagnarli già nel mondo del lavoro. E anche se si intende attivare una rete di collaborazione tra strutture ospedaliere e non ospedaliere, anche coinvolgendo per esempio i medici di famiglia neopensionati, così da garantire una maggiore e migliore offerta sanitaria, pur sapendo che anche questa è un'ulteriore criticità, perché sappiamo anche che in generale c'è una profonda difficoltà in questo momento in questo ambito. Grazie. Grazie consigliere Meloni. Prego assessore Coletto. Grazie Presidente. Al 31/12/2021 erano operativi 5.740 unità di infermieri, nel 2021 ne sono stati assunti 668 unità, anche a supporto dei fabbisogni del personale dell'RSA, strutture pubbliche appartenenti al Sistema Sanitario Regionale Umbro, che garantiscono il post acuzie fino a 60 giorni, per le quali le aziende sanitarie di riferimento assegnano il personale in base al fabbisogno necessario, ivi compreso il personale infermieristico e sottosanitario. Con riferimento all'ulteriore politica di reclutamento, si rappresenta che la Giunta regionale ha provveduto nel corso del 2021, con DGR 125, a dare attuazione al Decreto Calabria, articolo 11, DL 35 del 2019, che prevedeva, superando il DL 95, Governo Monti, test e costi 2004 meno 1,4%, di fare riferimento all'anno 2018 più 5, più 10, più 15%. Questo naturalmente qualora la Regione sia in equilibrio di bilancio. Mediante l'incremento del tetto di spesa del personale, appunto, con DGR 959 ha fornito alle aziende specifici indirizzi volti alla condivisione delle graduatorie vigenti, all'indizione di concorsi unici e all'utilizzo di tutti gli strumenti messi a disposizione del legislatore per l'efficientamento dei tempi di espletamento delle procedure, il cui esito, per quanto sopra rappresentato, potranno far fronte anche al fabbisogno di personale infermieristico e sociosanitario dell'RSA. Per quanto riguarda residenze protette, strutture residenziali per anziani non autosufficienti in Umbria, le strutture private autorizzate e accreditate hanno la titolarità a reclutare e a gestire il personale e non sono vincolate dalla normativa concorsuale a cui le aziende pubbliche si devono attenere, normativa che garantisce la possibilità di partecipare alle selezioni pubbliche a tutti i professionisti interessati, siano questi disoccupati o già occupati nel pubblico o nel privato. Il mancato rispetto di tali principi attraverso le procedure restrittive esporrebbe a contenziosi con i candidati che, pur avendo i requisiti, vedrebbero preclusa la possibilità di partecipazione. Annualmente la Regione, in raccordo con le aziende sanitarie, trasmette al Ministero Salute il fabbisogno formativo delle professioni sanitarie e tiene conto delle cessazioni future della progettualità assistenziale. Costante è inoltre l'interlocuzione con l'Università di Perugia per l'ottimale impegno dei professionisti in formazione in uscita. Al riguardo, nell'ambito degli indirizzi della DGR 959 del 21, è stata citata, appunto, previsto che gli avvisi, bandi relativi delle professionalità mediche vengono annualmente pubblicati in tempo utile a garantire la partecipazione dei medici non specializzati dell'Università degli Studi di Perugia. Resta inteso
e rispetto delle disposizioni normative vigenti per l'impegno dei professionisti durante il percorso formativo. Tale impegno infatti si è consentito in fase emergenziale per i medici in formazione specialistica, a partire dal penultimo anno di corso. Non è consentito per gli infermieri, purtroppo. Si evidenzia che il tema della carenza del personale è unanimemente sentito a livello nazionale da tutte le regioni ed è oggetto di attenzione in seno alla Commissione Salute, cui anche l'Umbria partecipa per rafforzare le comuni istanze e ospitare provvedimenti legislativi che possano ampliare i contingenti previsti per l'accesso ai corsi di laurea ed incrementare progressivamente il numero dei laureati disponibili. Su questa questione farei una chiosa. Siamo stati noi come Umbria a segnalare proprio in seno alla Commissione Salute per poi trasmetterla alla conferenza dei presidenti e quindi al governo la mancanza di infermieri, che peraltro sono citati più volte anche all'interno del PNRR, come infermieri di famiglia, come infermieri di comunità e via via via. Questa parola è ricorrente, è troppo ricorrente perché non ci sia una programmazione vera e propria. La mancanza di infermieri nell'RSA cosa provoca? Provoca un circuito vizioso. Questi pazienti anziani finiscono per essere ricoverati in ospedale e finiscono nelle corsie degli ospedali, perché i posti sono limitati, sono molto limitati. Quindi c'è una miopia di fondo per quanto riguarda questa programmazione che non c'è mai stata purtroppo. E sono le regioni che lo segnalano e continuano a segnalarlo da quel dì. È circa 10 anni che diciamo che mancano medici e che il numero chiuso, almeno per un periodo, dovrebbe essere tolto. Che l'imbuto formativo è molto, ma molto limitativo a questo punto. Se noi non diamo sostanza, se noi non diamo spinta, se noi non leviamo questo numero chiuso a medicina, saremo sempre senza medici. I medici di medicina generale purtroppo sono una rarità. Il governo si deve decidere a togliere questo tappo, perché non basta togliere il tappo dell'imbuto formativo. Ormai, una volta sapevamo che si laureavano 10.000 medici, si specializzavano 10.000 e ne formavamo solo 6.000, il famoso imbuto formativo. Da 2 anni questa parte l'imbuto formativo è stato superato perché se ne laureano, se ne abilitano 10.000 e la formazione è per 10-12.000. Quindi stiamo recuperando lentamente, ma non basta, perché evidentemente c'è quel gap da recuperare sul territorio. Quanto alla rete di collaborazione anche con i medici in pensione, le aziende sanitarie nel corso dell'emergenza hanno attivato convenzioni con i singoli e in forma associata, in base alla normativa vigente al fine di supportare sotto il profilo assistenziale i professionisti già impegnati a tempo pieno. Per quanto riguarda i costi supplettivi che hanno dovuto sopportare queste strutture, la settimana scorsa come giunta abbiamo fatto una delibera dove saranno nella disponibilità e sono stati studiati e messi a punto quelli che sono i criteri per ripartire 2,7 milioni appunto a sostegno di chi ha dovuto pagare i DPI, ha dovuto spendere soldi per cernificazioni giustamente e ha avuto delle perdite per quanto riguarda il Covid, appunto perdendo pazienti e perdendo infermieri, non poteva più ricoverare pazienti in quanto non rispettava più i criteri personale paziente. Quindi i criteri sono stati definiti, le aziende stanno lavorando per raccogliere i dati e a breve ci saranno appunto le rendicontazioni e quindi le erogazioni di quelli che sono i sostegni. Per quanto riguarda il debito Covid, tutte quante le regioni d'Italia purtroppo sono, come dire, in sofferenza per i finanziamenti che abbiamo dovuto erogare e sostenere, e l'abbiamo fatto in maniera orgogliosa, ma soprattutto ottenendo dei buoni risultati, nonostante la pandemia. Sostanzialmente le spese Covid le abbiamo sostenute noi. Pochi sono stati gli introiti da parte del governo. E mi permetto di dire che nei prossimi anni questa situazione si ripeterà, perché il post-Covid andrà avanti per molto tempo. Grazie. Grazie Assessore. Prego, Consigliere Meloni. Grazie Vicepresidente.
Ma devo ringraziare per l'articolarità della l'articolazione della sua risposta, perché ha messo dentro anche, oltre che la competenza, anche un certo accoramento nel dare una risposta su un tema che è effettivamente molto importante e che veramente attiene ad una sfera molto delicata, che è quella degli anziani e anche delle famiglie che hanno gli anziani che fanno fatica ed hanno difficoltà nella gestione. Un pezzo di società che è rappresentata dalle persone che possono essere i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri parenti e che meritano veramente grande attenzione e cura. Sul tema che lei ha citato, che è quello anche del numero chiuso, io credo che potremmo ragionare a lungo e molto, perché una certa miopia di tanti anni sulle professioni, forse con una proiezione accurata oggi, avrebbe forse anche consentito di trovare, di avere soluzioni migliori rispetto il tema, quello dei medici è uno di quelli, la facoltà numero chiuso ha impedito ovviamente di arrivare, non ha potuto evitare il collo di bottiglia su cui ci troviamo oggi. Probabilmente se negli anni passati, a tutti i livelli, intendo, ci fosse stata una lungimiranza e una capacità di proiettare nel futuro la professione del medico come di altre, probabilmente oggi saremmo in situazioni sicuramente migliori e quindi dovremmo ripensare anche a questo, credo e spero più in fretta possibile. Mi rendo conto che la pandemia ha veramente sconvolto non solo le persone ma sicuramente anche i bilanci a tutti i livelli, ma io credo che ci siano degli aspetti della nostra società che andrebbero tutelati di più rispetto ad altri e quindi attenzionati. Perciò, pur comprendendo anche le difficoltà, credo che le RSA meritino il sostegno anche rispetto alle spese aggiuntive che hanno dovuto sostenere e che magari hanno tolto la possibilità anche di poter assumere personale, sempre che se ne trovasse, perché adesso non ce n'è neanche più. Ecco perché sarebbe anche opportuno rivedere la possibilità con l'università di introdurre, ho capito che ci sono delle difficoltà, però cioè, da qualche parte dovremmo pure iniziare a trovare delle soluzioni e nell'RSA come altrove, se manca la materia prima che sono gli infermieri, gli OS, diventa difficile anche la gestione dei pazienti all'interno. Alcune regioni ho visto che hanno adottato delle piccole misure, per esempio la Lombardia ha messo a disposizione delle risorse aggiuntive, forse come avete fatto voi la settimana scorsa, non lo so, però per sostenere anche le assunzioni dell'RSA. La Regione Piemonte ha messo in piedi una piattaforma di monitoraggio sull'RSA che tiene conto non solo dei pazienti, del numero dei pazienti di entrata e uscita, ma anche del personale, diciamo, a supporto della struttura. Sicuramente un convenzionamento con i medici di base che hanno lasciato la professione magari anche al 31/12/2021 e che possono essere un grande supporto in questo momento per le RSA, io credo che valga la pena fare questo sforzo. Magari è uno sforzo aggiuntivo, ma indispensabile veramente per la tenuta sociale delle nostre famiglie e dei nostri territori. Quindi io chiedo di tenere acceso un riflettore sulle strutture, se c'è bisogno magari di portare anche in commissione il tema e poi di muoversi più in fretta possibile con tutti gli strumenti che si possono mettere in campo, perché è troppo importante e perché i nostri anziani, purtroppo le due stagioni della vita più colpite dalla pandemia sono i giovani e gli anziani e credo che su questo noi dovremmo lavorare per veramente concretamente sostenere entrambe le stagioni della vita. Grazie. Interrogo il consigliere Carissimi, risponde l'assessore Morroni. Prego consigliere. Grazie Presidente. La pesca sportiva ha una tradizione forte e radicata in Umbria e rappresenta un comparto economico vitale per la nostra regione, capace di generare un notevole indotto sul turismo, sul commercio e sulla ristorazione. Ciononostante, negli ultimi mesi il settore si sente trascurato e condizionato da scelte penalizzanti, non ultimo il divieto di effettuare interventi di ripopolamento ittico nei fiumi con trote diverse da quelle di specie mediterranea pura.
Lo scorso luglio la mozione sulla pesca sportiva a mia firma e del collega Rondini, approvata da quest'Aula, ha impegnato la Giunta a favore della pesca sportiva e della promozione delle competizioni agonistiche, riattivando il settore tenendo conto delle istanze dei pescatori. Impegno che si deve tradurre, nel solco di quanto già fatto da altre regioni, in una presa di posizione chiara e conseguenti azioni, auspicando venga seguito il recente esempio della Lombardia, che sta procedendo ai ripopolamenti senza ulteriori indugi, nonché nella richiesta al Ministero della Transizione Ecologica di un'autorizzazione in deroga per l'immissione di quelle specie ittiche considerate come alloctone da un elenco allegato a un DM oggetto di discordia. Impegni dei quali con questa interrogazione si chiede conto non conoscendone l'esito. Nonostante infatti numerose siano state le regioni italiane ad avere ripetutamente evidenziato il problema connesso ai ripopolamenti e presentato al MITE tale richiesta di autorizzazione in deroga, il Ministero ha aperto alla possibilità di ripopolamenti. Risulta, invero, essere stata concessa una deroga funzionale all'immissione sia nelle Marche che nel Friuli Venezia Giulia, cui deve riconoscersi il merito di essersi fatte convintamente parte attiva con il Ministero per ottenere tale risultato, ovviamente gradito ai pescatori sportivi di quei luoghi. L'Umbria deve fare altrettanto con zelo e abnegazione, non solo perché vi è quel nostro atto di indirizzo sopra ricordato approvato dal Consiglio, ma anche perché risulta un atto richiesto dal comparto della pesca che soffre e che richiede risposte tangibili, tenuto conto peraltro dell'imminente apertura della stagione sportiva. Successivamente al deposito di questa interrogazione, risalente a luglio dello scorso anno, è bene ricordare che lo scorso dicembre diverse regioni, associazioni pescatori e la PIPSAS hanno inviato al Ministero della Transizione Ecologica una lettera nella quale veniva ancora una volta sollevato il problema delle limitazioni all'immissione di determinate specie ittiche nei corsi idrici. Occorre dar conto, inoltre, anche del mutato scenario normativo a seguito dell'approvazione della legge di bilancio 2022, approvata a fine del dicembre scorso, nella quale è stato previsto un percorso volto a definire, di concerto con le regioni, un nuovo elenco di specie ittiche di acqua dolce riconosciute come autoctone per regioni o per bacini, che superi quello di cui è la circolare richiamata dal DM 2 aprile 2020, che ha ingenerato le criticità esaminate. Non solo. È appena della settimana scorsa una proposta di emendamento approvato in Commissione Ambiente della Camera, in cui si prevede che fino a fine 2023 sia consentita l'immissione in natura di tutte quelle specie che, malgrado oggi risultino vietate perché considerate alloctone, ma che tuttavia venivano legittimamente utilizzate per i ripopolamenti prima dell'entrata in vigore del DM del 2 aprile del 2020. La Lombardia, come detto, conseguentemente già si è immediatamente attivata senza ulteriori indecisioni e sta procedendo con i ripopolamenti con trota atlantica e iridea. Risulta pertanto necessario intervenire al più presto per uscire da questa prolungata impasse, per evitare che questa situazione di incertezza continui a riversarsi sul comparto della pesca sportiva anche nella nostra regione. Va ricordato che migliaia di pescatori umbri che pagano una tessera annuale hanno diritto di esercitare il loro sport. Senza ripopolamenti né gare, tale sport non può essere praticato. È necessario tenere presente che la pesca rappresenta un settore economico fondamentale per la nostra regione che determina un insostituibile indotto sul turismo e sul commercio a cui nessuno può rinunciare. Questa interrogazione ha quindi lo scopo di conoscere se, come e quando la Regione intende procedere ai ripopolamenti delle trote nei corpi idrici regionali, nonché conoscere, quanto al recente passato, le motivazioni e i fondamenti giuridico-normativi che hanno spinto a non rispettare le prescrizioni relative alla gara di pesca alla trota e alle modalità di effettuazione dei relativi ripopolamenti contenuti nello studio per la valutazione di incidenza gestione ittica 2020-2022 ripopolamenti, redatto nell'ottobre 2020 dal Servizio di Programmazione Faunistica e Venatoria, Sezione Tutela Patrimonio Ittico e Pesca Sportiva della Regione Umbria, approvando l'immissione dei soli ripopolamenti con trote mediterranee geneticamente pure al 98% certificato da un istituto di analisi secondo gli stringenti canoni previsti. Infine, lo scopo di questa interrogazione è quello di comprendere quali azioni intende adottare al fine di evitare il prodursi degli irreversibili danni economici ai comparti della pesca e del turismo umbri che deriverebbero dall'applicazione del divieto di effettuare ripopolamenti
con trote di ceppo atlantico nei corpi idrici regionali, anche alla luce dei recenti sviluppi intervenuti a livello normativo. Grazie. Grazie consigliere Carissimi, prego vicepresidente Morroni. Sì, grazie presidente, consigliere Carissimi. Il decreto direttoriale della Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico del 2 aprile del 2020, dal titolo Criteri per la reintroduzione e ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, il numero 357, e per l'immissione di specie di popolazione non autoctone, stabilisce tra le altre cose i criteri con i quali le regioni possono effettuare immissioni di specie non autoctone con fini diversi dal controllo biologico. L'articolo 3 del sopracitato decreto direttoriale stabilisce che nel caso di immissioni di specie non autoctone sia necessario presentare al Ministero dell'Ambiente, oggi Ministero della Transizione Ecologica, una richiesta corredata da uno studio del rischio i cui contenuti sono dettagliati nell'allegato 3 del decreto direttoriale. Considerato che il Ministero della Transizione Ecologica, con una nota ufficiale inviata alle regioni e alle province autonome in data 16 marzo 2021, ha trasmesso una checklist dell'ittiofauna italiana che riporta per ogni regione le specie rispondenti alla definizione di autoctonia, e che in tale documento, per quanto riguarda la regione Umbria, la specie di trota considerata autoctona è la trota mediterranea Salmo Ghigi. Questa situazione ha determinato una forte criticità per tutte le regioni, che sono così impossibilitate a procedere con immissioni di trota fario di ceppo atlantico, così come effettuato negli anni passati, a meno di non presentare una specifica richiesta di deroga. La deliberazione da lei richiamata, la numero 183 dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria, ha impegnato la Giunta regionale a presentare al Ministero della Transizione Ecologica apposita istanza, accompagnata dallo studio di rischio, come previsto dallo stesso decreto, per ottenere l'autorizzazione ad immettere nei corpi idrici compresi nei siti Natura 2000 trote fario di ceppo atlantico. A seguito di accordo con le associazioni dei pescatori sportivi, per non compromettere ulteriormente l'attività di pesca alla trota per l'anno 2022, attività che hanno già dovuto fronteggiare le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, è stata predisposta una richiesta di autorizzazione sul modello utilizzato dalla Regione Marche, alla quale è stata autorizzata l'immissione di trote fario sterili, che consentisse di massimizzare le probabilità di ottenere un parere favorevole da parte del Ministero della Transizione Ecologica. La scelta di impiegare individui sterili di troti iridee sterili, anziché di trote fario di ceppo atlantico, è legata al fatto che le prime sono immediatamente disponibili sul mercato, mentre le altre no, e il procedimento di sterilizzazione richiederebbe tempi troppo lunghi, che non consentirebbero di avere per tempo materiale per le semine da effettuare nei corpi idrici regionali nel 2022. Lo studio di rischio è stato comunque inviato al Ministero della Transizione Ecologica con nota PEC 250018 del 28 dicembre del 2021. Attualmente lo studio di rischio è ancora in fase di valutazione da parte del Ministero. A dicembre 2021 è stata approvata all'interno della legge finanziaria, la legge 30 dicembre 2021, la 234, un emendamento al decreto direttoriale 2 aprile 2020. L'articolo 835 recita: al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone, di cui l'articolo 12 del regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica l'8 settembre 1997, il 357, è istituito presso il Ministero della Transizione Ecologica il nucleo di ricerca e valutazione, composto da rappresentanti del Ministero della Transizione Ecologica, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di ISPRA, e da 6 rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di 12 componenti, operativo fino al 31 dicembre 2023. E l'articolo 836, al fine dell'adeguamento al divieto di immissioni in natura di specie non autoctone, di cui l'articolo 12, eccetera, del decreto del Presidente della Repubblica, sempre il 357, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano conformano i rispettivi sistemi di gestione ittica entro 180 giorni dalla conclusione dei lavori del nucleo di ricerca e valutazione di quel comma 835, consentendo
l'immissione delle sole specie riconosciute come autoctone dalle rispettive carte ittiche. Sto terminando, Presidente. Quanto sopra era nell'intenzione un modo per permettere alle regioni di concedere temporaneamente una deroga al decreto, ma non è applicabile dalla Regione Umbria in considerazione del fatto che nella carta ittica della Regione Umbria la trota fario di ceppo atlantico non è riconosciuta come specie autoctona e il piano per la tutela e la conservazione della fauna ittica e pesca sportiva si pone come obiettivo, a cui si dovrà attendere a lungo periodo, l'utilizzo esclusivo per i ripopolamenti di trote fario selezionate geneticamente e riconducibili al ceppo autoctono mediterraneo. In conclusione, la Regione Umbria, per quanto riguarda i ripopolamenti, non può procedere come effettuato negli anni passati, ma in considerazione dell'importanza economica e sociale che riconosce alla pesca sportiva, credo che prova ne sia dell'attenzione rivolta a questo mondo anche la recente costituzione del tavolo blu, proprio per consentire un'interlocuzione esclusiva e diretta del mondo in rappresentanza della pesca sportiva con l'assessorato, ha provveduto, come già specificato, a predisporre la richiesta per l'immissione di troti iridei sterili, richiesta ancora in fase istruttoria presso il Ministero. Inoltre, si sta proseguendo presso il Centro Ittriogenico di Borgo Cerreto il progetto di selezione e allevamento della trota autoctona di ceppo mediterraneo. Il progetto richiede tempi necessariamente lunghi, ma la Regione intende provvedere alla semina del materiale di trota mediterranea prodotto fino ad ora, anche se disponibile in quantità limitate. Eventuali ulteriori ripopolamenti potranno essere fatti se autorizzati dal Ministero come richiesti con lo studio di rischio. In conclusione, mi preme anche sottolineare che la tematica è al centro anche di provvedimenti legislativi che si trovano all'attenzione del Parlamento proprio in questi giorni, in queste ore, e naturalmente la Regione sarà pronta ad adeguarsi a tutte le novità che eventualmente sul piano appunto normativo dovessero subentrare in questi giorni. Grazie. Grazie. Replica al consigliere Carissimi, poi iniziamo la seduta ordinaria. Io ringrazio l'assessore della risposta. Inevitabilmente la risposta si muove nei limiti della normativa estremamente stringente e contorta che sicuramente penalizza i pescatori. Questo non è colpa di nessuno. È ovvio che mi unisco all'aspettativa e alla speranza, forse più giusto di così, che le modifiche normative in discussione approvate in commissione a livello nazionale possano dare quelle risposte che al momento la norma non consente di dare, e auspico che una volta che dovessero divenire legge, la Regione non attenda e attui immediatamente le prescrizioni che eventualmente legittimerebbero i ripopolamenti così come è stato negli anni passati, in modo tale da consentire ai pescatori di sviluppare la loro passione nel loro sport e di non attendere impropriamente tempi morti. Grazie.